accettare sono profondamente ingiuste. Perché? Perché se un consumatore contrae un tasso di interesse nominale variabile e quindi si assume il rischio, qualunque rischio, che questo tasso possa crescere, noi invece dobbiamo tutelare la banca dal fatto che il tasso debba scendere. È chiaro che c'è una sproposizione, una non proporzione tra la condizione del consumatore e la condizione della banca. Perciò, da parte nostra, riteniamo che debbano esserci delle clausole, un provvedimento che renda nulla queste clausole. Questo a beneficio di un mercato che opera con regole chiare ed eque. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interpellanza numero 2 1374 dei deputati Pannarale e Scotto, concernente intendimenti in merito al blocco degli scatti stipendiali per i docenti universitari. Chiedo alla deputata Pannarale se intende illustrare la sua interpellanza. Sì, prego. Sì, grazie Presidente. Sottosegretario Toccafondi, ci occupiamo oggi degli scatti stipendiali dei docenti universitari. Questi ultimi, come le altre categorie del pubblico impiego, nel periodo che va dal 2011 al 2014, hanno, diciamo così, contribuito al risanamento dei conti pubblici accettando il blocco degli scatti stipendiali. A partire però dal 2015, mentre alle altre categorie del comparto pubblico è stato accordato il riconoscimento a fini giuridici degli anni di blocco, e questo è accaduto per docenti delle scuole di vari ordini e grado, medici delle aziende sanitarie, personale degli enti di ricerca, personale della pubblica amministrazione, soltanto ai docenti universitari questo blocco è stato reiterato. I docenti universitari sono dunque gli unici che non hanno ancora ottenuto il riconoscimento giuridico degli anni che vanno dal 2011 al 2014. Si tratta di una chiara disparità di trattamento che si aggiunge al blocco delle carriere, alla decurtazione degli stipendi medi, al tardivo ingresso in ruolo che in genere non avviene mai prima dei 40 anni e questo determina l'impossibilità di raggiungere per tutta la carriera le classi stipendiali più alte, si aggiunge allo stesso blocco della mobilità interuniversitaria che in sostanza significa impossibilità che la conoscenza possa circolare liberamente, come dovrebbe essere. Questo iniquo mancato riconoscimento a fini giuridici di 5 anni di attività lavorativa si traduce intanto in un danno economico ingentissimo di natura individuale, naturalmente più grave per giovani docenti, per giovani ricercatori. Condiziona tutta la carriera e si trascina sulle stesse pensioni e liquidazioni che sono già soggette a decurtazioni in ragione del passaggio al regime contributivo. Tra l'altro, noi sappiamo che un cospicuo ridimensionamento salariale e quindi il contenimento della spesa, che è sempre la ragione suprema che muove tutto questo, è stato già operato dalla legge 240 del 2010, che ha cancellato la ricostruzione di carriera nei passaggi di fascia. Altra contraddizione che voglio segnalare: la condizione di riconoscimento degli scatti di anzianità sarebbero i risultati della VQR, della valutazione della qualità della ricerca. Ora, il governo, il Ministero pretende che i docenti accedano alla valutazione della qualità della ricerca, ma questo non ha alcun effetto sul riconoscimento degli scatti e sulla progressione della carriera che è di fatto bloccata. E quindi si traduce, peraltro in ragione di meccanismi premiali, in una riduzione ulteriore di risorse del fondo di finanziamento ordinario, peraltro con quella penalizzazione del Mezzogiorno di cui sappiamo molto bene. Stiamo parlando, sottosegretario, di 5 anni di carriera del personale docente universitario che sono stati sostanzialmente cancellati e sono stati cancellati per ragioni di contenimento
della spesa pubblica. Sono 5 anni di risultati scientifici, di impegno, di passione nella didattica, di lavoro al servizio degli studenti. Peraltro, nonostante il definanziamento, nonostante il blocco del turnover, nonostante le 1000 disfunzioni del nostro sistema universitario, il nostro Paese, che, come sappiamo, è addirittura ultimo dell'area OCSE per quelli che sono i fondi destinati all'università e alla ricerca, è invece all'ottavo posto nel mondo per i risultati nella ricerca. Ed è evidente a questo punto che è proprio il personale universitario a mantenere alto il livello dei nostri atenei. Questo personale probabilmente andrebbe trattato come una ricchezza, andrebbe tutelato, andrebbe riconosciuto, andrebbe valorizzato, e invece, diciamo così, viene mortificato e utilizzato, come tutta la classe docente in questo Paese, per mere ragioni di cassa. Io devo dire che ci vuole, e vado a concludere, sottosegretario, uno sforzo piuttosto fantasioso per comprendere la ragione per cui solo i docenti universitari nel 2005 hanno visto reiterato il blocco degli scatti stipendiali, e soltanto ad essi, a differenza di tutte le altre categorie del comparto del pubblico impiego, è stato negato il riconoscimento ai fini giuridici dal 2011 al 2014. Ora, noi riteniamo che debba essere immediatamente garantito il riconoscimento ai fini giuridici, e a partire dal gennaio 2015 anche quello a fini economici. Peraltro, e questo è un suggerimento che ci siamo permessi di fare in questa interpellanza, ma il governo insomma ha tutti gli strumenti per individuare le misure adeguate. Quest'ultima misura, cioè quella del riconoscimento ai fini economici a partire dal gennaio 2015, sarebbe persino poco onerosa, prevedendo il riallineamento degli scatti e delle classi stipendiali in 6 anni a quelle che sarebbero state le condizioni in assenza di questo blocco, visto che gli stipendi attuali, come sappiamo, sarebbero sensibilmente più bassi rispetto a quelli dei professori e dei ricercatori che vanno in pensione. Allora, noi le chiediamo, sottosegretario, diciamo, come il Ministero intenda risolvere immediatamente questa grave disparità di trattamento. Grazie, collega Pannarale. Adesso il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi, ha facoltà di rispondere. Grazie, Presidente. Con riferimento all'interpellanza in oggetto, gli onorevoli interpellanti chiedono cosa intenda fare il Ministero relativamente alla problematica degli stipendi dei docenti universitari per consentire agli stessi il recupero ai fini giuridici del periodo 2011-2014 e ai fini economici dal 1 gennaio 2015. A sostegno di tale richiesta, gli onorevoli interpellanti fanno altresì riferimento al fatto che solamente ai docenti universitari nell'anno 2015 sia stato reiterato il blocco degli scatti stipendiali, e soltanto ad essi, a differenza di altre categorie non contrattualizzate del pubblico impiego, sia stato negato il riconoscimento ai fini giuridici degli anni di blocco 2011-2014. In merito a questa ultima asserzione, giova precisare in primo luogo che tale trattamento ha riguardato, tra il personale contrattualizzato,